Buonasera e bentornati a Cuccioli e Campioni. Siamo in una nuova location, siamo partiti una settimana fa dagli studi di Rete 8 e ci troviamo adesso presso il convitto della Pescara Calcio, dove è stata allestita una scenografia apposta per noi, per questa trasmissione che ricordiamo è l'unica che vi propone un confronto tra le nuove promesse del Pescara e il Pescara prima squadra, perché noi andremo a conoscere settimana per settimana il settore giovanile bianco-azzurro e in ogni puntata verrà a trovarci un protagonista del Pescara prima squadra. Abbiamo cominciato una settimana fa con il presidente Raniele Sebastiani e tra poco avremo un altro personaggio chiave della formazione di Zeman. Io comincio a salutare i nostri ospiti, prima di tutto colui che ci segue in ogni puntata, il nostro ospite fisso, il nostro coach Bruno Nobili. Ciao Bruno. E questa sera abbiamo aggiunto al nostro parterre un giornalista del Corriere dello Sport, Giancarlo Faebo. Ciao Giancarlo. Grazie, buonasera a tutti. E ospite di Cuccioli e Campioni Tonino Di Battista, coordinatore tecnico del settore giovanile del Pescara. Buonasera. Ed è con noi stasera l'Under 12 biancazzurra allenata da Filippo D'Alessio. Buonasera. Buonasera. Ed eccoli qui gli Under 12, classe 2006 del Pescara. Ragazzi, siete inquadrati, applauditevi. Grazie per essere qui, siete pronti per questa puntata in cui sarete protagonisti anche voi, perché voi sapete che dovete fare delle domande a un personaggio che sarà più tardi con noi. Avete preparato le vostre domande e le vostre curiosità? Voi siete già stati protagonisti di Cuccioli e Campioni in esterna, perché abbiamo girato con voi delle immagini che poi vedremo sul vostro campo di allenamento al Poggio degli Ulivi. Insomma, vi rendiamo protagonisti di questa puntata. Allora, l'esordio di Cuccioli e Campioni è stato positivo, abbiamo avuto tanti riscontri anche sul nostro profilo Facebook. Tra l'altro c'è proprio una pagina che si chiama Cuccioli e Campioni che vi invitiamo a visitare, e potete anche mettere le vostre opinioni, potete inviarci le vostre email. Ma è stata molto cliccata la puntata sul canale YouTube di Rete 8 Sport e si sta spargendo la voce. Bruno, anche tu che riscontri hai avuto di questa tua parte? Partecipazione a Cuccioli e Campioni. Ma senz'altro positivi, non per la mia partecipazione, per la trasmissione. Anche per la tua. Grazie. Per la trasmissione e non poteva essere altrimenti, perché dove ci sono dei ragazzi c'è la genuinità, la schiettezza, e quindi credo che sia normale che abbia avuto un buon successo. Giancarlo Faebo, non posso chiedere a te la stessa cosa, perché tu debutti oggi tra virgolette Cuccioli e Campioni, ma tu dagli studi televisivi di trasmissioni in cui si parla del Pescara, del calcio giocato alla prima squadra, come ti trovi qui circondato? Benissimo, benissimo. Innanzitutto perché mi hanno fatto l'applauso, cosa che non mi era mai successa negli altri studi, e poi perché effettivamente io sono abituato a commentare i grandi, ma il futuro sono loro, e quindi li guardo con molto piacere. E sentiamo anche Torino Di Battista, le squadre hanno già visto la prima puntata, quindi adesso sono tutti in attesa del loro turno. Io ho raccolto un po' di impressioni sia dai ragazzi che dai tecnici, e sono tutti veramente molto entusiasti. Tra l'altro i ragazzi, non poteva essere altrimenti, perché loro sono i protagonisti di questa trasmissione sportiva. Filippo D'Alessio, i ragazzi protagonisti, abbiamo detto, li abbiamo filmati durante la settimana, stasera sono qui, come vivono questa esposizione mediatica? Sicuramente qualcuno di loro è un po' imbarazzato, però sono anche molto contenti, e per loro è un'esperienza nuova e se la vivranno al meglio. E volevo salutare tra il pubblico, perché ci sono dei giocatori un po' cresciuti che non possono far parte dell'Under 12, ci sono alcuni ragazzi dell'Under 17 che vivono la realtà del convitto della Pescara Calcio. Ragazzi, grazie per essere qui, spettatori di Cuccioli e Campioni, ma presto toccherà anche a voi essere protagonisti come i nostri Under 12. E io direi di vedere una presentazione generale di questa squadra che siamo andati a conoscere, come vi ho detto poco fa, al Poggio degli Ulivi. Vediamo come lavorano, vediamo come hanno reagito davanti alle nostre telecamere e scopriamo anche che cosa ci hanno raccontato. Il servizio con le immagini di Antonio Liberardino e il montaggio di Francesco Salviani.
Bambino. Questo è il quadrato, guardate. Questo, la linea bianca e questi cinesini. Andiamo. Allora, bimbi, secondo me a che serve questo gioco? Per vedere meglio il pallone. E per avere il risultato, per vedere se la persona... Bravo, Franci. Punto, bravi. Un punto per Augusto, Emma e Samu. Allora, per me Pescara è come una famiglia, visto che da quando ho 6 anni che gioco qui. Poi a 18 anni ho salutato temporaneamente questa società e adesso sono qui in altre vesti e sono felicissimo. Questa squadra è composta da bambini straordinari, nel senso che sono molto svegli, sono molto in gamba e hanno una grande disciplina e hanno una grande passione per questo sport. E stiamo cercando di migliorare giorno dopo giorno e loro hanno un atteggiamento molto positivo e sono veramente contento e fiero di allenare questa squadra. Io credo fortemente nel valore formativo del gioco, perché nel gioco ci sono più emozioni e nel momento in cui un bambino mette in campo le proprie emozioni sicuramente va a sviluppare di più rispetto a un esercizio che spesso può risultare noioso, e quindi giocando danno il loro meglio, danno il massimo e quindi apprendono di più. I bambini sono spinti sicuramente dalla voglia di diventare un giorno campioni, e anche se secondo me lo sport è fatto in questa maniera, fatto in maniera sana, è prima di tutto una palestra di vita, quindi sono contento perché loro vengono con il piglio giusto e imparano a stare insieme con un gruppo, imparano a socializzare, a rispettare le regole e condividere dei valori che li aiuteranno nel loro futuro. Ok, iniziamo adesso, guidate palla come meglio credete, via! Allora, adesso solo piede debole. No. Pronti? Via! Mamma mia. Due ne siete? Bravissimi, volevo subito coinvolgere Bruno Nobili. Ha detto il nostro allenatore D'Alessio, nel gioco ci sono più emozioni, per questo si punta molto sulla fase ludica a questa età. Beh, è ovvio, cioè ha ragione, perché è così. A 12 anni i ragazzi devono pensare più a divertirsi, anche se lo fanno con la disciplina giusta e con tutto quello che ci vuole, l'inquadratura eccetera, però ancora il calcio deve essere un divertimento, un gioco. Giancarlo Febbo, per le famiglie riesce ad essere solo un gioco quello di avere un figlio che veste la maglia di una squadra importante? Dovrebbe essere così, anche se purtroppo a volte io, parlando con i miei amici tecnici del settore giovani, dicono che sono molto spesso i genitori che aspirano di più a far diventare il figlio calciatore più del figlio stesso. E al proposito, io volevo chiedere, se posso approfittare, certo, posso fare una domanda a Tony dai tecnici, perché faccio un esempio, con un allenatore come Zeman, che è un allenatore che lancia moltissimo i giovani, tant'è vero che ad esempio nella squadra attuale ce ne possono essere di 18enni, 4 o 5 che sono titolari fissi. Volevo chiedere a loro, quando, a che età se finisce l'aspetto ludico? Si abbassa rispetto al consueto quando hai questa opportunità di un allenatore che poi li lancia questi giovani? Beh, diciamo che comunque c'è una fase di, si parla di attività preagonistica e la loro fascia di età, riguarda la loro fascia di età, poi c'è una fascia agonistica che va dall'under 16, dall'under 15 in su, e lì chiaramente dipende sicuramente dalla crescita del ragazzo, dalle potenzialità che un ragazzo ha. Puoi trovare chiaramente un calciatore come Verratti ad esempio, che a 16 anni debuttò, sì, in prima squadra. Magari qualcuno che da un punto di vista fisico è più acerbo e quindi ha bisogno di qualche anno in più per strutturarsi, approderà sicuramente più in là, quindi in ritardo rispetto a chi magari è più formato. Ma le società aspettano, perché io per esempio so che le cronache sono piene di giocatori adesso, di giocatori importanti che però quando erano giovani erano stati scartati da alcune società perché lì adesso facciamo, le società... ci entriamo in un discorso molto tecnico, però sicuramente
la selezione, che è un aspetto fondamentale di un settore giovanile, ha dei parametri. Spesso ci si scontra a valutare un giocatore acerbo e un giocatore un precoce. Lì poi sta la bravura di chi osserva e di chi, io parlo sempre di occhiometro, magari di capire se un precoce può, diciamo, crescere ancora, migliorare e quindi prenderlo in considerazione, oppure la storia da noi dice che gli acerbi, se vogliamo fare dei nomi, Ciofani, Inglese, un po' tutti, sì, sono arrivati poi nel calcio importante, non giovanissimi, ma dopo, sì, dopo. Vero. E quindi noi come filosofia, se non aspetta una società, ce n'è sempre un'altra pronta a captare. Sì, è chiaro, non che è casa, insomma, nostra. Per quanto riguarda Verratti stiamo parlando di un talento, di un ragazzo che ha bruciato le tappe e poi ha dimostrato con i fatti, insomma, di meritare un panorama calcistico di valore assoluto. Grazie Giancarlo, perché hai aperto una parentesi molto interessante. Torniamo ai nostri under 12, come vivono questa loro esperienza da calciatori baby? Filippo, riescono a vivere appunto la parte ludica di cui si parlava prima? Sì, sicuramente riescono a comprendere il fatto che l'aspetto ludico è fondamentale, perché genera competizione, una competizione positiva. E la competizione positiva naturalmente fa uscire fuori il meglio di loro. È normale che nel momento in cui una competizione diventa negativa, questo potrebbe generare ansia, stress, paura di sbagliare. Quindi la bravura e l'attenzione di noi allenatori è quello di creare delle competizioni in modo tale che i bambini diano il meglio, però se si vince o si perde siamo sempre compagni di squadra. E d'altronde il gioco del calcio è un gioco. Quindi più che aspetto ludico, io parlerei di competizione positiva. Ragazzi, siete d'accordo con le parole del vostro mister? Sì? Sì. Lo potete contraddire in questa sede e potete contraddirlo in questa sede, perché lui non vi punisce. Se qualcuno vuole dire qualcosa può farlo, no? Ha ragione il mister. Ha ragione, insomma, non vogliono giocarsi il posto di davanti. Sentiamo anche Di Giacomo, Mario Di Giacomo, accompagnatore di questa squadra. La tua esperienza, cosa fa un accompagnatore con degli under 12? Innanzitutto buonasera a tutti. Il mio impegno nasce quest'anno come nelle vesti di dirigente accompagnatore di questa squadra. Il mio compito è quello di precedere la squadra e dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista logistico e amministrativo, questo di concerto con il nostro responsabile della scuola calcio, Angelo Londrillo, e diciamo che il mio compito è quello di essere a servizio di ognuno di loro e della squadra in questo processo di divertimento, apprendimento e di crescita e umana, soprattutto umana, per tutti i nostri ragazzi, e calcistica, che poi viene, come dire, insieme di... Ma il mio compito è questo, è quello di servire la squadra e di precederla. Quindi questo è il mio impegno quest'anno, sarà il mio impegno. È bravo? Si impegna bene? Sì, sicuramente dà una grande mano alla squadra. Torniamo al Poggio degli Ulivi per guardare ancora un po' questi ragazzi al lavoro sul campo, ma anche per ascoltare un paio di loro. Anche in questo caso riprese e montaggio di Francesco Salviani e Torino Di Berardino. Via! Oh. No! Andiamo, bravi, un punto. Quanto siamo a punteggio? 2. Io gioco da 5 anni e ho cominciato a scuola calcio di Cupello, vicino Vasto. E ogni giorno vado a scuola, e mangio, faccio i compiti e vado con mi accompagna mio padre qui. Finito l'allenamento torno a casa, faccio altri compiti e ceno. Sì, ci vogliono tanti sacrifici, però per dei sogni tutto si può fare. Da grande sogno da fare il calciatore, però c'è una scelta secondaria che è il medico. Sì, del medico mi piace di vedere persone che sono contente,
del lavoro che svolgo. E poi mi piace vedere queste persone. Poi è il calcio, perché è lo sport che mi rappresenta. Il mio calciatore preferito è Arjen Robben. Il mio calciatore preferito del Pescara è Zampano. Da grande vorrei giocare al Milan. Nella squadra noi siamo molto socievoli, simpatici, cerchiamo sempre di essere allegri. Ho scelto di allenarmi al Pescara perché è una grande opportunità, mi hanno dato questa grande opportunità e io l'ho accettata, anche se ci vogliono tanti sacrifici. 2 anni fa ho fatto 4 provini più un torneo e a fine agosto mi hanno chiamato per fare questa selezione e sono stato scelto. Dammi per la rovesciata! Oh, 2, squadra 3, squadra 4. In questi 6 anni penso di aver imparato cose che non pensavo che avessi imparato, perché ad esempio ho imparato la tecnica, a migliorare la tecnica, ad attaccare, a difendere e a migliorare in altri ruoli. Io gioco col Pescara da 6 anni e non ho mai cambiato squadra, sono sempre stato qui. Perché hai scelto? Perché cosa ti piace il Pescara? Perché ha un grande settore giovanile. Con i miei compagni siamo molti amici, infatti ho un rapporto molto, molto stretto, perché lo condivido da 6 anni, quindi. Il nostro mister quest'anno, ne abbiamo cambiati tanti, ma quest'anno sono molto contento perché ci è capitato un mister che è bravo e ha anche giocato nella prima del Pescara. Da grande il mio sogno più grande è quello di fare il calciatore. Poi in alternativa vorrei fare l'avvocato, perché tutta la mia famiglia è diventata avvocato, quindi è l'alternativa, però il sogno resta sempre quello di fare il calcio. Io vorrei giocare nella Roma perché è la squadra che tifo, ma anche nel Pescara sarebbe. Nella Roma, per il blog che faccio, mi piace Florenzi, mentre nel Pescara Zampano. Secondo me un bravo terzino deve avere soprattutto la tecnica, la velocità e deve sapere difendere, ma nello stesso tempo anche attaccare. Io a fare tutto questo ci provo e nel caso mi riuscisse bene sono più contento, ma comunque resta il fatto che ci ho provato. Eccezionali, bellissimo, Bruno, lui che bellissimo. Sa anche quali sono le caratteristiche di un bravo terzino, insomma, sanno già tutto, hanno imparato già tutto, è bello che sappiano questo, però un consiglio che gli voglio dare: andate bene a scuola, questa è la cosa più importante, prima della parte sportiva, ma la scuola è una cosa che vi serve comunque e sempre. E in questo caso mister, l'allenatore, il dirigente riesce anche a essere un educatore, cioè a indirizzare i ragazzi anche verso un percorso scolastico parallelo all'attività sportiva. Certo, vabbè, sicuramente la scuola è una priorità per loro, perché li aiuta a crescere sotto tutti i punti di vista, soprattutto sviluppa il loro capacità di pensiero e li aiuterà un giorno a prendere soluzioni con la propria testa e a saper ragionare con il proprio pensiero. Da parte nostra c'è voglia di spingere questi ragazzi a dare il meglio in tutto ciò che fanno. E sicuramente quando c'è allenamento devono essere anche in grado, in gamba, nell'organizzarsi per i compiti, perché saltare un allenamento per i compiti, io come dico sempre a loro, significa che non è stata una buona organizzazione della giornata. Beh, ragazzi, volete dirci cosa c'è adesso? Pubblicità. Campioni, protagonisti sono i ragazzi dell'Under 12 del Pescara e tra poco arriverà il campione, avremo in studio un protagonista della prima squadra. Giancarlo Ferbo, sì. Abbiamo visto queste interviste sorprendenti, sì, ai nostri ragazzi. Sono bravissimi, spigliati, infatti io
Non me lo sarei mai aspettato. Tecnici con il calcio moderno, perché quel bambino che ha parlato del terzino, che deve avere innanzitutto buona tecnica, se avesse conosciuto altri allenatori gli avrebbero detto no, il terzino la prima cosa deve difendere e buttare la palla lontano. Invece adesso stanno crescendo bene anche sotto questo punto di vista, proprio da un punto di vista tecnico il gioco del calcio è cambiato per fortuna e quindi è più propositivo, più costruttivo. Loro hanno sicuramente degli ottimi educatori e si vede anche da come parlano, ma volevo dire, non per celebrare, anzi, perché non sarebbe il caso, però la struttura che ha creato il Pescara con il Convit e con il centro sportivo è veramente all'avanguardia in Italia. Adesso se dovessimo riuscire a fare pure lo stadio, penso che Pescara non avrebbe niente da invidiare a nessun'altra piazza tranne quelle le big, diciamo. Sentiamo Tonino. Questi ragazzi li abbiamo visti così spigliati, così sicuri di sé, merito anche dell'allenatore, perché loro anche l'hanno lodato nel servizio. Come vengono selezionati gli allenatori delle giovani del Pescara? Beh, sicuramente in base alla fascia di età deve avere delle peculiarità e dei requisiti. Sicuramente in questa fascia di età gli aspetti cognitivi sono da curare in modo esponenziale, importante, perché poi determina dai gruppi più piccoli, se non si lavora in un certo modo, cioè proprio curando questi aspetti cognitivi, diventa poi difficile, quando sono grandi, correggerli. Sicuramente in un settore giovanile la formazione come la selezione è determinante, è fondamentale, pertanto loro pensano, cioè devono sicuramente operare per far sì che crescano dei ragazzi che abbiano comunque una testa pensante e non che crescano attraverso schemi rigidi o stereotipati. La nostra filosofia è questa, poi sicuramente loro ci mettono tanta passione, sono tecnici preparati, selezionati, che hanno avuto già un percorso importante. Io ho visto proprio l'altro ieri lavorare Filippo, operare con loro, mi ha colpito in modo particolare, erano fermi, seduti prima che iniziasse l'allenamento e preparavano l'allenamento insieme, cioè lui quasi obbligava loro attraverso degli input a costruire una seduta di allenamento. È una cosa veramente importante, perché significa stimolarli. Tornando al discorso della scuola, la scuola chiaramente è un ambiente, Filippo, il vostro mister, ha detto è prioritaria la scuola, proprio perché contribuisce a sviluppare l'aspetto sì. cognitivo, quindi che non vi venisse in mente di abbandonare la scuola. Il Convitto è anche una soluzione, perché permette di poter seguire gli studi e giocare nella realtà del Pescara per i ragazzi anche di chi appunto non vive qui. Di fuori regione. Noi infatti, a tal proposito, c'è da dire che il nostro presidente segue da vicino le sorti del settore giovanile, le problematiche, è colui che dà comunque l'impulso a noi, a tutti, a tutta la struttura per migliorare. Ha voluto fortemente che i ragazzi provenienti da altre regioni fossero accolti in una struttura di primo ordine. La struttura di Michele Di Brigida e Gianfranco Berardi sicuramente è tra le migliori che possiamo trovare in Italia a livello di settore giovanile. I ragazzi che vengono qui in prova, spesso confrontandosi un po' con i genitori, parlando con i genitori, emerge subito che anche per loro è una struttura veramente importante. Sentiamo i ragazzi, sulle dichiarazioni che abbiamo ascoltato poco fa di Francesco e Camillo, vorrei sentire un compagno di squadra che è Casciano, Emanuele. Sono stati sinceri, Emanuele? Innanzitutto buonasera a tutti, e do ragione ai miei compagni di squadra che sono stati sinceri, che fare il calciatore è il nostro sogno. Avvicina il microfono un po'. E noi per realizzarlo cerchiamo di impegnarci ogni giorno sempre di più, arrivare ai livelli di alta categoria, diciamo. Bravissimo, merita un applauso.
l'altro Emanuele è un viso conosciuto, perché in tanti l'avrete visto su questo promo martellante di Cuccioli e Campioni, che è andato in onda su Rete 8 Sport dai primi di settembre e va in onda ancora, che tra l'altro ha avuto tantissime visualizzazioni, più di 1000 sul nostro canale YouTube. E lui, Emanuele, vediamo nelle immagini, lo vediamo, è quello che fa il contratto alla presentatrice della trasmissione, vero? Hai avuto questo ruolo? Esatto, ho avuto questo ruolo importante. Importante, grazie, ti ringrazio e devo ringraziarti anche perché sei virtualmente il mio datore di lavoro. Vi siete divertiti anche a girare già questo spot? Già che c'era, hai visto le cifre? Ecco. Quanto guadagna? No. Domanda alla giornalista. Ci siamo divertiti tantissimo a fare questa trasmissione. Insomma, sta al gioco, Emanuele. E allora, sentiamo anche gli altri cuccioli di questa puntata. Cominciate a presentarvi, ragazzi. A questo punto iniziamo dal giocatore vicino a Emanuele, che è il tuo ruolo? Mi chiamo Mansur Ibrahimi. Ho 11 anni e faccio il portiere, gioco alla Pescara Calcio a 2 anni, vengo da Chieti e mi piace giocare a calcio perché mi fa divertire e per me è una specie di sfogo e io ci metto tanto impegno e sacrificio. Bravissimo, andiamo al prossimo. Buonasera a tutti, mi chiamo Edoardo Toni Costanzo e questo è il mio terzo anno che gioco in questa squadra. Vengo da Pescara e prima giocavo nella Proterino e lì ho iniziato la mia piccola carriera da giocatore. Faccio il portiere e il mio idolo è Gianluigi Buffon. Avanti. Buonasera, mi chiamo Gabriele Trisi e gioco a Pescara da un anno e il mio ruolo è esterno alto e basso e abito a Palombar. Buonasera a tutti, mi chiamo Jacopo Caldarozzi, vengo da Prato La Peligna, mi piace giocare in difesa, mi piace molto giocare a calcio perché mi fa divertire ed è anche il mio sogno da grande. Bravo. Buonasera a tutti, sono Samuele Baldacci, vengo da Pescara. Questo è il mio secondo anno al Pescara Calcio. Prima giocavo nella Renato Curi Angolana / Caldora. Lì ho giocato per 5 anni. Mi piace giocare a centrocampo e il mio idolo è Renato Sanchez del Bayern Monaco. Buonasera a tutti, sono Jacopo Cipriani. Questo è il mio quinto anno al Pescara. Mi piace giocare difensore centrale. Prima giocavo a una squadra di nome Dinamo che ora non esiste più. E il mio idolo è John Terry, anche se si è ritirato. Buonasera, mi chiamo Luca Sebastiani, ho 11 anni. È il mio settimo anno che gioco al Pescara. E oggi ho una sorpresa. Perché abbiamo saputo, Mila, che oggi è il tuo compleanno. Questo regalo è dal settore giovanile e dalla scuola calcio. Ragazzi, mi fate commuovere, grazie. Che bel compleanno, grazie. Questa è una sorpresa in attesa. Grazie a tutto il settore giovanile, grazie Angelo Londrillo, perché sicuramente c'è anche il suo zampino. Bene, andiamo avanti. Buonasera a tutti, io mi chiamo Federico Di Francesco, ho 11 anni e questo è il mio primo anno che gioco nel Pescara Calcio. Prima giocavo nell'Alba Mondaurei, che è una squadra del mio paese. E il mio sogno è quello di fare il calciatore. Buonasera a tutti, mi chiamo Simone Dei Rocini, ho 11 anni e questo è il secondo anno che gioco al Pescara. Prima ho giocato 4 anni alla Fater e il mio idolo è Dybala. Buonasera a tutti, mi chiamo Cristiano Presutti, ho 11 anni, mi piace giocare a centrocampo, gioco dal Pescara da 2 anni e vengo da Pratola e mi piace giocare a calcio perché mi fa divertire. Buonasera a tutti, mi chiamo Francesco Ricciardi, vengo da Cupello, un paesino vicino a Vasto e gioco da un anno al Pescara e prima giocavo nel Cupello Calcio
E il mio sogno è quello di fare il calciatore e il mio idolo è Arjen Robben. E sì, lui ormai è abituato alla telecamera, l'abbiamo già visto nel servizio. Buonasera a tutti, sono Alessio Pesoli, e gioco al Pescara da 4 anni e prima di venire a giocare qua giocavo al Carpi. E, possiamo dire chi è tuo padre? Mio padre è un ex giocatore del Pescara ed è Emanuele Pesoli. Dai, facciamo un applauso a Emanuele Pesoli. Mi piace fare il terzino sinistro e i miei idoli sono Francesco Totti e Sinisa Mihajlovic. Buongiorno a tutti, mi chiamo Augusto Bando, vengo da Ortona. E il mio idolo è Marco Asensio, mi piace giocare attaccante e basta. Basta, ma ci sembra sufficiente. Buonasera a tutti, sono Camillo Tatozzi, gioco al Pescara da circa 5 anni e i miei idoli sono Cafu e Andrea Conti del Milan, perché penso che rispecchia un po' le mie caratteristiche. Bravo. Buonasera a tutti, io sono Matteo Pifani e gioco al Pescara da 2 anni e il mio idolo è Messi. Matteo, anche tu hai un nome conosciuto, vogliamo dire che è tuo padre? Sì. Massimo Pifani. Allenatore della Primavera, bravo. Anche un applauso a Massimo Pifani. Quindi... sono anche figli d'arte, promettono bene questi ragazzi? No, come gli altri, come gli diciamo, altri, tutti alla è pari. Giusto, sì, perché sì. Voi avete sempre questo dovere di tenere tutti quanti alla pari, non ci sono prime donne tra di voi. E Giancarlo, sì, il mio idolo, il tuo idolo è Bruno Nobili. Sei un prima della trasmissione gli ho raccontato alcuni episodi, non che io sia molto più piccolo di lui, però io stavo in curva, lui in campo, e quindi gli ho ricordato qualche episodio. Lui, che io non mi ricordo. Che lui non ricorda. Comunque mi fa piacere che alcuni ragazzi abbiano, ad esempio, come idolo Cafu, nel senso che Cafu non è un giocatore attuale, però hanno guardato più ad ampio raggio, insomma. Dimmi, cara. I sacrifici che fanno questi ragazzi, abbiamo sentito che viene da Pratola, da Cupello, un altro ragazzo che viene da dove? Che viene da lontano? Da Palombaro, quindi una grande motivazione, però tutti i giorni sono puntuali agli allenamenti. Puntuali. Fanno dei sacrifici loro e probabilmente li fanno i genitori che li accompagnano, però è chiaro che fa parte anche questo del gioco, nello sport senza sacrifici non si ottiene nulla. Sono vabbè. Puntuali, Ligi al dovere? Sì, sì, molto, è normale che qualcuno che esce da scuola alle 4:30 fa... qualche minuto di ritardo, però non è un problema, anzi. C'è comunque un minimo di selezione, mi sembra di capire che l'abbiano fatta, quindi se hanno fatto alla base la selezione, anche loro avranno una prospettiva diversa rispetto ad altri coetanei, presumo, vero mister? Sì, sulla selezione c'è da fare un discorso. Non sarà una selezione sicuramente, cioè, la selezione si divide in diverse fasi. La prima fase è quella che va fino ai 14 anni, in cui noi dobbiamo solo ed esclusivamente monitorare il territorio, perché la normativa non ti permette di prendere ragazzi da fuori regione, quindi è normale che negli anni successivi poi la selezione diventerà più severa, perché si passa ad un monitoraggio sul territorio nazionale, certo. All'estero, insomma, fino a 14 anni non è possibile portare ragazzi da fuori regione, a meno che non si trasferisce con la famiglia. C'è una domanda per Giancarlo Febbo. Ragazzi, chi è che fa la domanda al giornalista? Date il microfono al... Alessandro. Alessio. Non ho mai messo... Tu sei figlio di Peso, sì. Non ho mai messo bruttissimi voti a tuo papà. Qualcuno, sì. Diceva... Non si vuole vendicare. Volevo chiederle se... Vabbè, chi capisce più il calcio, il giornalista sportivo o l'allenatore? No, allora, chiaramente l'allenatore ha più fondamentali, nel senso che ha più competenze tecniche, ha studiato, ha preso il patentino a Coverciano, però quello che ti volevo dire è che gli allenatori tra di loro hanno idee molto diverse, mentre il giornalista sportivo, se
diciamo, se è come dovrebbe essere, più obiettivo, tutto sommato è anche un po' più elastico nella valutazione. Secondo me la cosa principale dove c'è il contrasto tra allenatori e giornalisti è che mentre il giornalista, cioè mentre l'allenatore giudica la prestazione della partita in base a come l'ha preparata, in base a quello che ha pensato lui della sua squadra e degli avversari, il giornalista vede il prodotto finito e quindi a volte a fine partita può capitare che le idee, quello che dice un allenatore praticamente non trova riscontro nel pensiero del giornalista. La stessa domanda a Bruno Nobili, girerei. Ma guarda, c'è una cosa basilare, che il giornalista fa cose avvenute, mentre l'allenatore deve pensare per cose che ancora devono avvenire. E quindi lì è chiaro che il giornalista è facilitato, perché quando hai visto sì, come è andata la partita è ovvio che puoi avere delle idee più, diciamo, più precise. Un allenatore che invece la prepara prima la partita ha qualche dubbio, ha qualche cosa che deve risolvere, per cui è senz'altro più difficile. Filippo, lavorare senza il controllo costante della stampa rende più tranquilli? O? Personalmente il mio obiettivo è sul campo, quindi tutto ciò che succede fuori non ci tocca, tutto qui. È normale che il giornalista vede più la punta di un iceberg, mentre l'allenatore sa anche quello che c'è sotto. E i ragazzi sono sempre molto informati, voi seguite il Pescara, vero? Sì. Sempre, le partite, come lo seguite il Pescara? Andate allo stadio? Sentiamo Camillo. Allora, di solito la maggior parte di noi va allo stadio, poi chi non può per esigenze se la vede da casa, ma comunque lo seguiamo. E poi commentate anche? Sì, certo, fra di noi, sì. Uh-huh. Quando ci vediamo. Quindi poi sul campo, prima dell'allenamento, fate i commenti. Sì, sì. Bene. Quindi adesso sarete pronti, poi lunedì, quando ci sarà l'allenamento, commenterete Pescara Cittadella, sì, sì, quindi sì. Vedrete la partita e commentate. Sì. E qual è il giocatore che quest'anno è stato di più l'oggetto dei vostri discorsi? Allora, all'inizio Pettinari perché fare sei gol in tre partite non è facile, quindi è stato il personaggio più parlato. Ah, bravo. Gettonato. Insomma, vai. Manuel. Allora, Pettinari sì, nelle prime giornate, ma poi è comparso anche il nome di Del Sole, che è un giovane molto bravo, tecnico, che secondo me può fare tanti gol quest'anno in Serie B. Poi nelle ultime giornate Bovo, perché nelle ultime due partite quando lui ha giocato titolare non abbiamo subito gol. Bravo, bravissimo. C'è qualcun altro che vuole fare il commento tecnico al Pescara? Sì, vai. Tu sei, ricordami il nome. Jacopo. Jacopo. E anche nelle ultime partite Capone, che ha deciso l'ultima partita contro il Carpi. Bravissimo, c'è un altro commento, vai. Secondo me anche Gaston Brugman, perché oltre ad essere il capitano sta fornendo prestazioni veramente ottime. Bravissimi, a proposito di Gaston Brugman noi abbiamo tanto da dire, ma lo faremo subito dopo la pubblicità. Campioni, entra nella sua fase clou perché abbiamo l'ospite del Pescara che si sottoporrà alle domande dei nostri cuccioli, gli under 12 biancazzurri. Abbiamo l'onore e il piacere di ospitare a Cuccioli e Campioni il capitano del Pescara, Gaston Brugman. Mamma mia. Buonasera. Ciao Gaston, grazie per essere qui con noi. Salve, buonasera.
Allora, quando tu avevi la loro età, che cosa ricordi quel periodo? Tu sei cresciuto nelle Estudiantes di Rosario, la tua città. Sì, sì, nella prima squadra. C'avevo 4 anni quando, diciamo, il primo campionato da piccolo che ho fatto. E niente, mi ricordavo le giornate che mia mamma mi portava a 20 minuti da casa, e mi ricordavo che andavo col sorriso e mi divertivo a giocare. Il primo pensiero che avevo era divertirmi. Dopo, pian piano che sono andato avanti, che le cose erano più serie, diciamo, lì è cambiato un po', però sempre mi sono divertito. Sognavi già di fare il calciatore professionista o era soltanto un gioco per te? No, a quell'età ero un po' innocente su queste cose, no, non è che pensavo a diventare quello che sono oggi. Mano a mano che poi le cose vengono cambiate, anche io sono arrivato qua quando avevo 15 anni, quindi comunque ho fatto un percorso troppo veloce. Alla sua età sicuramente non pensavo, sì sognavo, ma no, non pensavo che potevo diventare quello che sono oggi. Massimo Profeta ha preparato su di te una scheda che ci racconta chi sei, e anche se tutti lo sappiamo, però ci sono anche tanti particolari inediti che appunto scopriremo in questo servizio di Massimo Profeta, e poi diamo la parola ai nostri cuccioli. In estate l'addio sembrava vicino e invece Gaston Brugman è rimasto. Non solo, Zeman gli ha affidato la fascia di capitano, cambiandogli nel contempo ruolo. A Carpi ha collezionato la 100ª presenza con la maglia del Pescara. Una storia nata nell'agosto 2012. Esordio, ironia della sorte, proprio contro il Carpi in Team Cup nel ruolo di esterno d'attacco, allenatore Giovanni Stroppa. Il meglio però con Pasquale Marino, che pure a Rivisondoli, estate 2013, non lo aveva preso in considerazione. Con carattere il centrocampista uruguaiano risponde sul campo. In amichevole col Messina, ottima prestazione, impreziosita da un bel gol. Fornito, serie di finte, bravo, nella circostanza. Poi Brugman, può tirare. E c'è il gran gol, Brugman. L'uruguaggio mette la sua firma su questa partita. 6° gol del Pescara. Comincia il campionato, accade spesso, infortuni, squalifiche, contrattempi vari. L'intuizione giusta, nel 3-4-3 di Marino, Zuparic nel cuore del reparto nevralgico, stile Frangiflutti, al suo fianco Gas, che vive una stagione da assoluto protagonista. Una sorta di regista a tutto campo, anche rifinitore. Straordinario l'assolo nelle immagini del 2-0 di Latina con Cosmi in panchina. Chi parla si permise di dire, naturalmente a bassa voce, ma Brugman cosa ha meno di Verratti? Poi succede anche questo nel calcio, l'imponderabile. Contro il Siena, fine partita, una palla ormai destinata a fondo campo. Gas prova a recuperarla. Sul più bello il ginocchio fa crack. Lungo periodo ai margini. La lenta ripresa. Ancora Pescara. La Serie A col Palermo. Di nuovo Pescara. Primo ed unico gol nella massima serie contro la Lazio. Il Brugman, gestione Marino Cosmi, non lo abbiamo ancora rivisto, ma ne siamo certi, sta per tornare. Ora il nuovo ruolo a cui l'uruguaiano si sta abituando. Per Zeman, che di calcio e talenti capisce non poco, Gas può essere decisivo in posizione più avanzata, dove del resto il numero 16 biancazzurro ha già realizzato 2 gol. Eleganza, classe, visione di gioco. Brugman ha tutto per prendere per mano il Pescara. Ci deve solo credere lui. Capitano, sei d'accordo con questa analisi di Massimo? Mi ha fatto anche emozionare quasi. Ringrazio a Massimo Profeta, bello, diciamo, una mini storia di quello che ho fatto qua a Pescara. Volevi aggiungere qualcosa a questo profilo di Massimo Profeta, Giancarlo? No, io approfitto, devo fare una domanda, se vuoi la Vai. Faccio adesso. No, perché adesso, in questo periodo, Brugman è sempre sulla bocca di tutti, del mister e di noi giornalisti, perché lui ha giocato da regista, però il mister ha detto che lo preferisce da mezzala, anche se noi
vi abbiamo sempre dato altissimi voti da regista. A me personalmente piace in entrambi i ruoli, però adesso chiediamo a lui direttamente quale ruolo preferisce, così diciamo risolviamo questo enigma. Comunque non è un enigma, perché alla fine con il mister abbiamo parlato e ci siamo messi d'accordo. Diciamo che piace più del regista. Dopo parlando con il mister mi ha fatto capire che lui aveva bisogno di me più vicino alle punte, più è il mio inserimento, quindi su questo aspetto secondo me ha ragione e comunque ha dimostrato anche il campo che posso fare anche la mezzala. Quindi bene così, no, poi perché c'era stato il problema, perché con l'infortunio di Proietti si era aperto diciamo un buco in quel ruolo, però adesso se Canutè ripete la prestazione di Carpi diciamo abbiamo risolto, sì, tutti contenti. Si è visto anche diciamo le ultime prestazioni, anche un Pescara più solido anche in fase difensiva, quindi anche questo è meglio il gruppo che un singolo. Okay, bene, vediamo se i ragazzi sono più bravi di Giancarlo Fabbo a fare le domande. Iniziamo. Buonasera Gaston, mi chiamo Luca e la domanda che ti faccio è questa. Che emozioni provi ogni volta che entri in uno stadio o in un campo e vedi tutti questi tifosi, tutti questi spettatori? Buonasera Luca. Le emozioni diciamo che sono tante. Ogni volta che scendi dal campo e vedi la gente che tifa, che ti urla, è un'emozione bella. Dopo quando fischia l'arbitro io mi scordo proprio tutto, no? Dimentico tutto quello che c'è fuori e mi concentro subito. Però l'emozione è sicuramente quella che entri allo stadio e vedi i tuoi tifosi a cantare, è bellissima. Grazie. Altra domanda? Buonasera Gaston, sono Jacopo e ti domando con quali compagni ti trovi meglio? Buonasera Jacopo. No, mi trovo, diciamo che conosco bene Venali, è un compagno che da un po' di anni che giochiamo insieme, ho avuto l'opportunità anche di conoscerlo nel ritiro col Palermo, quindi con quello che mi trovo meglio è con lui, però dopo i ragazzi nuovi sono fantastici e comunque mi trovo bene con tutti. Buonasera Gaston, sono Samuele e volevo chiederti se che quest'anno tu sei il capitano e ogni volta che giochi una partita che sensazioni, se provi sensazioni diverse rispetto a quando non lo eri. Buonasera Samuele, no, sensazione è uguale, solo che mi sento più con più responsabilità magari dentro il gruppo, comunque un gruppo anche molto giovane. E devo dare una mano anche a farli crescere. Io mi ricordo quando ero giovane, i grandi mi ricordavo quello che mi facevano, quindi più o meno imito quello che hanno fatto con me. Buonasera Gaston, sono Jacopo e ti voglio chiedere che rapporto hai con il mister Zeman. Buonasera Jacopo, due, perché sono due, no? Sì. No, col mister un rapporto d'amore e odio, diciamo, perché a volte non sono d'accordo sulle cose che pensa, però diciamo che questo era più all'inizio, adesso sono d'accordo e comunque ci cambiamo tanti pensieri. Buonasera Gaston, sono Gabriele e volevo farti questa domanda, qual è la partita più importante che hai giocato finora? Buonasera Gabriele, la partita più importante... ci sono tante, penso che non la più importante, la più bella è stata quella all'Adriatico, la prima giornata della Serie A col Pescara, che abbiamo fatto un pareggio contro loro, quella è una delle partite che mi sono divertito di più e sono rimasto contento. Ancora. Buonasera Gaston, sono Edoardo e volevo chiederti se nella tua carriera hai avuto dei momenti tristi e come hai saputo reagire. Buonasera, come ti chiamavi scusa? Edoardo. Momenti tristi sono tanti nella carriera di un calciatore,
Il momento più brutto sicuramente, l'ha detto pure nel video, è stato l'infortunio che ho avuto al ginocchio, però con l'affetto della famiglia, con l'affetto degli amici e della gente che ti vuole bene e con la forza di uno, riesce a ribaltare questo problemino. Dopo arriva sempre una cosa meglio, quindi devi stare tranquillo che arriva. Grazie. Altra domanda. Buonasera Gaston, mi chiamo Menzel. Ti volevo chiedere, quando eri ragazzo, come riuscivi a conciliare scuola e studio? Scuola e calcio. Buonasera Menzel. Era dura, soprattutto all'età dei 14 anni. All'inizio riuscivo a fare bene. È importante lo studio in un calciatore e anche nella vita, quindi io per fortuna sono riuscito a fare tutto. È una cosa difficile, ma si deve fare. Grazie. Buonasera Gaston, mi chiamo Emmanuel e volevo farti questa domanda. In quale squadra hai trascorso le giovanili? E per andare in questa squadra hai dovuto lasciare la famiglia? Buonasera Emanuele. Emmanuel. Ho fatto il settore giovanile a Empoli e per fortuna non ho dovuto lasciare la famiglia. Grazie all'Empoli che ha portato tutta la mia famiglia con me per fare il percorso di crescita. Alla fine per fortuna sono arrivati con me. Grazie. Ci fermiamo qui per adesso, linea alla regia, poi altre domande nei nostri cuccioli. Torniamo in studio a Cuccioli e Campioni, c'è il capitano del Pescara Gaston Brugman che si sta divertendo, speriamo ti sta divertendo Gaston. Sì, bellissimo questo. Sotto la raffica di domande dei nostri ospiti dell'Under 12 del Pescara, la parola a te. Buonasera Gaston, io ti volevo fare questa domanda, qual è un segreto per diventare calciatore? Bella questa, Digli il tuo segreto. No, un segreto... Non c'è un segreto, se vuoi diventare calciatore devi pensare a dare 100%, a cercare di imparare quello che dice l'allenatore, quello che ti insegna, ascoltare tanto e niente, devi mettere anche di te quello che la forza tua, però soprattutto ascoltare l'allenatore quello che vuole è importantissimo. Grazie. Buonasera Gaston, sono Simone e la domanda è qual è il gol più bello che hai fatto? Buonasera Simone. Allora, il gol più bello. Il gol più bello secondo me è quello che ho fatto contro Latina. Diciamo che quello che mi ha reso più felice è sicuramente quello, il primo gol in Serie A contro la Lazio. Grazie. Vai. Buonasera Gaston, mi chiamo Cristiano e voglio farti questa domanda. Hai affrontato le difficoltà per diventare calciatore professionista? Sì, ho affrontato tante difficoltà. Quando avevo 12 anni, 13 anni, ho dovuto lasciare mia famiglia per andare nella capitale a giocare professionalmente col Peñarol, una squadra uruguayana. Quel momento è stato durissimo, però io sapevo lì che dovevo diventare calciatore perché mi piaceva, perché è la cosa più bella del mondo. Dopo anche ho affrontato l'infortunio del ginocchio, che sono stato 6 mesi fuori, 6 mesi senza toccare un pallone dura, però sono riuscito a fare tutto con la famiglia accanto, è una cosa che deve avere stretta la famiglia, è una cosa importante quella. Buonasera Gaston, mi chiamo Francesco e la mia domanda è, tra tutti i giocatori che hai affrontato, quale ti ha messo più in difficoltà? Buonasera Francesco. In difficoltà? Sono tanti, ormai... adesso non mi viene in mente nessuno.
non so, il giornalista. Diciamo che lui quando ha avuto difficoltà, quando, che ne so, magari quello della settimana scorsa che ti ha fatto piccolo, quando tu fai il regista e c'è l'azione, qualcuno che ti viene a marcare, può essere quando... in quel caso probabilmente, sì. Perché poi lui non ha un ruolo tipo esterno e quindi c'è il terzino di rimpettaio che c'ha, dipende dalle posizioni in campo, e quando lui fa il play basso e trova il trequartista avversario che gli si mette addosso, magari va in difficoltà. Vero. Ha risposto Giancarlo Ferro. Buonasera Gaston, mi chiamo Alessio e volevo chiederti se da piccolo avevi un idolo. Ciao Alessio, come stai? Bene? Abbiamo fatto Natale insieme. Da piccolo sì, Kakà era il mio idolo da piccolo. Facevo trequartista, faceva più o meno lo stesso ruolo e andavo pazzo per lui. Grazie. Buonasera Gaston, sono Augusto. Ti volevo fare questa domanda, ma quali sacrifici hai affrontato da ragazzo? Buonasera Augusto. Da ragazzo come calciatore o a scuola o tutta la vita? Come calciatore? Come calciatore. Ma penso che ho fatto un po' di domande prima, no? Sì. Ho affrontato tante difficoltà, però penso che quella a 13 anni, andare nella capitale da solo a inseguire il sogno, è stata la più dura. Grazie. Ciao Gaston, sono Camillo e volevo chiederti con quale metodo di gioco ti sei trovato meglio, con quello del Mister Zeman o quello dell'anno scorso del Mister Oddo? Certo che loro hanno fatto domande molto più belle e interessanti di quelle che posso fare, ma io non la posso fare questa domanda, complimenti. Fa il giornalista, lui magari. Ti ha fatto lui la domanda? No. Lui vuole fare l'avvocato e il calciatore, quindi già comincia a tirare fuori forse l'avvocato. No, mi sono trovato, penso che con Mister Odo mi trovavo più a mio agio, perché come ho detto prima mi piaceva più di regista, anche se adesso sono vicino alla porta e mi sto trovando benissimo anche. Buonasera Gaston, buonasera. Io ti volevo chiedere se da piccolo dove ti allenavi, in senso in campo o in strada? Buonasera, allora in Uruguay tutti i bambini alla vostra età giochiamo per strada, però comunque mi allenavo sul campo anche, io giocavo con la mia squadra e mi allenavo sul campo. Dopodiché arrivavano i miei amici a casa e giocavamo per strada. E quello è una cosa che mi porterò sempre, è un bel ricordo. Poi, quante volte i palloni a casa dei vicini che dovevamo andare a prenderle, queste cose sono belle e ti fanno anche crescere. Ultima, penultima domanda. Io avrei anche un'altra domanda. Perché ti chiamano Gas? Sinceramente mi sa che Massimo Profeta è stato... Vabbè, di un tiro di Gaston. Sì, gas. A tutto gas. Tutto pure. Gas. È un diminutivo, sì, di Gaston. E un'altra domanda invece che... passiamo il microfono. Che farà? Sì. Paolo. Sulla... Allora Gaston, che pronostico hai tu per questa domenica contro il Cittadella? La vittoria, noi pensiamo che dobbiamo vincere, anche perché si vede la classifica, siamo vicini e è corta la classifica. Purtroppo 3 partite indietro siamo stati di poli, diciamo. Sicuramente la classifica con quei punti era diversa e adesso abbiamo bisogno di punti, quindi usciremo per vincere. Grazie a Gaston Brugman e grazie a voi ragazzi che avete fatto delle domande molto intelligenti, molto mirate, è vero mister? Sì, assolutamente, oggi in veste di giornalisti.
Il coordinatore del settore giovanile cosa pensa di questa performance dei ragazzi? Sono stati bravissimi, sia da un punto di vista tecnico, poi soprattutto mi hanno sorpreso da giornalisti, sono stati bravi. Domande pertinenti anche... Che confronto hanno loro normalmente con la prima squadra? Che contatti ci sono? Loro allenandosi a Poggio degli Ulivi hanno un contatto diciamo quotidiano, tranne quando chiaramente la prima squadra si allena al mattino, loro vanno a scuola, quindi è impossibile incontrarli. Però questo secondo me è un altro motivo, è un'altra positività, perché vedere magari un giocatore della prima squadra che loro vogliono emulare, vogliono, c'è sempre da carpire qualcosa, si fermano a guardare, è una cosa positiva secondo me. Giancarlo, già ti sei meravigliato della preparazione di questi ragazzi. In realtà, mi ero messo d'accordo con loro, però non lo dovevamo dire. No, spero che si vinca, anche perché domenica salteremo tutti il pranzo, non solo voi, tutti quanti, si gioca alle 12:30, quindi diciamo almeno dateci questa soddisfazione. Facciamo una colazione abbondante e andiamo al campo. Bruno, come si è comportato Gaston Brugman davanti ai ragazzi con la stessa perfettamente, ha risposto con la stessa dedizione che direbbe a giornalisti adulti come Giancarlo Fabbo? Ha risposto a tutti, penso che ha anche accontentato i ragazzi, perché è giusto che a quell'età si hanno certe curiosità verso un calciatore che stimano senz'altro, quindi... Qual è un consiglio che un giocatore esperto, un capitano può dare a questi ragazzi che fanno tanti sacrifici, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, e sognano di diventare dei campioni? Magari all'inizio, alla loro età, facevo un po' testa mia e quello secondo me è sbagliato. Ascoltare i consigli dei più grandi è importante, e allenarsi sempre col sorriso, divertirsi. È importante. Noi adesso invece apriamo il nostro spazio sulla primavera, perché come sapete seguiamo tutto il campionato della squadra di Epifani, padre del nostro cucciolo Matteo, che qui stasera in studio, e in questa intervista il tecnico biancazzurro anticipa il prossimo impegno con la Salernitana. Lo ha intervistato Francesco Salviani. Innanzitutto è bello ripoter giocare una partita, perché questo è un campionato un po' troppo frazionato e non hai continuità. E in queste due settimane noi sono servite per lavorare negli aspetti negativi che sono venuti fuori nella trasferta di Bari e della partita di Coppa Italia. E abbiamo fatto un lavoro specifico, cerchiamo di migliorare il più velocemente possibile per poi cercare di fare qualche risultato importante. Aspetti negativi, aspetti caratteriali, aspetti mentali, aspetti tecnici, un lavoro un po' a 360 gradi che bisogna fare in un allenatore di primavera, e cercando di farli crescere più velocemente possibile, che si passa anche dalle partite negative, perché vengono fuori gli aspetti negativi che ha una squadra, e quindi ci si lavora, ci si cerca di migliorare, e sperando che i frutti vengano il più prima possibile. Sabato mi aspetto innanzitutto una prova di carattere della squadra, e voglio vedere grande voglia, grande abnegazione, grande forza mentale a cercare di fare quello che abbiamo fatto in queste due settimane. E poi il risultato purtroppo è figlio di tanti episodi, speriamo di portare a casa il risultato pieno, perché quello serve anche per un'autostima personale dei ragazzi. Bene, allora Bruno Nobili, sì. L'altra volta parlavamo con il presidente Sebastiani di quante aspettative ci siano su questa squadra, perché ha dei rinforzi importanti quest'anno. Sulla primavera? Sulla primavera. Sì, sì. Io sono stato con loro per 15 giorni buoni, quindi ho visti agli allenamenti. È una squadra che deve chiaramente crescere, perché ha diversi giocatori anche nuovi e che può fare bene, però è chiaro che ci vuole un po' di tempo. Poi giustamente, come diceva Massimo, il campionato è un po' frazionato, non si gioca con continuità, per cui questo
può creare qualche problema, però adesso si dovrebbe allineare e giocare più in ordine, insomma, che partite saltando quella. Capitano, un tuo in bocca al lupo personale alla primavera. Io faccio un grosso in bocca al lupo alla primavera, conosco il mister, quindi faccio un grosso in bocca al lupo. Vogliamo fare un applauso per completare questo auguro alla primavera del Pescara. In bocca al lupo. E tu sei stato un giocatore alla primavera del Pescara? Diciamo la classe 91-92. Mm-hmm. Ho avuto l'onore di giocare con Inglese, con Capuano, con Martella, diciamo giocatori che adesso si trovano tutti in Serie A. Per me è stato un onore e al tempo stesso ho avuto anche l'onore di essere allenato dal mister Tonino Di Battista, che mi ha avuto da quando avevo 16 anni. Ed è un campionato difficile perché si incontrano giocatori anche che sono nel contesto di prima squadra, dove al minimo errore te la fanno pagare. Il livello, la qualità, la velocità delle giocate si alza e quindi si inizia, diciamo, a fare un calcio più da prima squadra piuttosto che da settore giovanile. Com'era lui giocatore? Era già un allenatore, era l'allenatore in campo. Era un capitano? Ragazzo assennato, equilibrato, non si esaltava mai, non si deprimeva, era un ragazzo, insomma, che ci potevi contare sempre. Era il capitano, era il ragazzo che aiutava tutti, massima disponibilità. Se c'era un problema lui era il primo a cercare di risolverlo. E, già da allora si vedeva che aveva le caratteristiche per poter allenare. Infatti io l'altro giorno, quando lo vedevo allenare, in questi giorni, secondo me è molto bravo. Quindi aveva già la stoffa l'allenatore. E tu hai guidato questa spedizione in Cina della Pescara Baby. Ci vuoi raccontare un po' questa esperienza? Vedremo tra poco le immagini. Sì, sono stato con due ragazzi, Simone Berardi e Luca Del Papa. Abbiamo fatto questa esperienza a luglio di un mese. È stata un'esperienza fantastica perché siamo stati a contatto con una nuova cultura. E il popolo cinese è un popolo stupendo perché sono molto accoglienti, sono molto aperti e soprattutto vedono le nostre figure come quasi degli idoli, no? Quindi mi sono ritrovato a firmare degli autografi, a fare delle foto, cose che in Italia non succedono, come è giusto che sia. E stare a contatto poco con i bambini, che sono cinesi, sono italiani, è stupendo. A prescindere, il fatto di non poter comunicare con loro con la lingua mi ha spinto spesso a comunicare con loro con gli occhi. Si sono instaurati dei rapporti stupendi con questi bambini. Facciamo un applauso al vostro allenatore. E la prossima volta magari chiedetegli di portarvi in Cina tutti quanti, vi piacerebbe? Ringraziamo il capitano Gaston Brugman, ringraziamo mister Bruno Nobili che troveremo di nuovo qui tra una settimana, grazie a Giancarlo Febo del Corriere dello Sport, grazie a Tonino Di Battista, grazie a Filippo D'Alessio e ragazzi grazie a tutti voi cuccioli di questa puntata della nostra trasmissione, ovvero i ragazzi dell'Under 12. Fatevi un applauso. E grazie all'accompagnatore Mario Di Giacomo. Grazie ai ragazzi dell'Under 17 che per ora sono stati spettatori, però presto saranno protagonisti di una nuova puntata di Cuccioli e Campioni. E ve lo saluto anche Max Mucciante, responsabile della comunicazione del Pescara. Grazie Max per tutto quello che hai fatto, perché questo studio è opera del tuo team, tu e del tuo team, e ci piace molto questa nuova location di Cuccioli e Campioni, presto il convitto della Pescara Calcio, e anche grazie per il coordinamento per tutta questa trasmissione, grazie a Angelo Londrillo che è sempre dietro le quinte e lavora con noi, grazie a Francesco Salviani, Antonio Di Berardino, grazie a Manuel il nostro fonico, grazie a Alberto Capo, grazie a Andrea Di Fabio in regia, grazie a Massimo Profeta. Grazie a tutti coloro che magari sto dimenticando ma che lavorano attivamente e fattivamente alla realizzazione di Cuccioli e Campioni. Seguiteci sulla pagina Facebook, seguiteci su YouTube, rimanete con noi e aiutateci a farci conoscere. Torniamo la prossima settimana su Rete 8 Sport. Arrivederci.
Presidente, accetta il nostro invito? Certo. Mister, un invito per lei. Grazie. Capitano, ti aspettiamo. Grazie. Simone Andrea è per te. Grazie. Abbiamo bisogno di una giornalista. Contratto annuale con opzione di rinnovo per la prossima stagione. Parliamone. Cuccioli e Campioni, il venerdì alle 21 su Rete 8 Sport. Ragazzi, fate i bravi.